Buonasera a tutti. Permettetemi di darvi il mio personale benvenuto anche a nome di Artiglia Finance, visto che si festeggia i 40 anni di FIAIP, ma anche i 6 anni di Auxilia. Parliamo di credito, parliamo di come intermediamo il credito, soprattutto immobiliare, e mi piacerebbe però introdurre questa breve parte della serata con un video che vi racconta, spero, in un paio di minuti Auxilia. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Per Auxilia Finance essere consulenti del credito vuol dire essere a contatto con il cliente, capire i suoi bisogni e poi proporre il prodotto giusto che deriva da una approfondita conoscenza appunto del cliente. Auxilia Finance è già proiettata al futuro, è pronta già la digitalizzazione di tutta la documentazione, abbiamo una rete già performante, capace di produrre risultati eccellenti, tanto che quest'anno stiamo crescendo del 25% rispetto ad una crescita di oltre il 50% fatta nel 2015. Sei anni di storia, sei anni che sono quelli ufficiali, no? Dalla data di costituzione, però poi sono andato a riguardare mentre mi preparavo per questa giornata i documenti ufficiali e ho visto che già dal 2008, quando l'allora vicepresidente Paolo Righi, che aveva anche l'interim della mediazione creditizia, iniziò a lavorare con dei gruppi di lavoro. Stavamo già pensando in quel momento che c'era bisogno di specializzazione, c'era bisogno di dare un taglio diverso al modo in cui si facevano mutui e pensammo a dei centri mutui sparsi sul territorio nazionale. Ecco, quel gruppo di lavoro poi iniziò ad esistere anche nel 2009 quando cambiò il comitato esecutivo, il presidente Righi divenne il presidente nazionale e io assunsi il ruolo di vicepresidente nazionale. Certo, l'idea originaria poi dovette essere modificata perché la direttiva europea del 2008, la legge delega del 2009, il decreto legislativo 141 del 2010 sicuramente ci fecero modificare l'idea originale e quindi ci fecero atterrare su una società di mediazione creditizia che è oggi Auxilia Finance. È stato facile creare una società come Auxilia in una associazione come FIAIP? Onestamente dobbiamo dire che non è stato facile. Le condizioni alle quali partivamo non ci hanno aiutato. Però vedete, tutti insieme, cercando di definire, stabilire, limare, fare le cose che dovevano essere fatte nei tempi in cui dovevano essere fatti, ci ha portato poi oggi a costituire, ad avere in vita un'azienda come Auxilia Finance. I primi anni, quando ancora il decreto legislativo 141 non produceva i suoi effetti, perché poi gli effetti veri furono prodotti, iniziarono ad essere
impattanti sul mercato alla fine del 2012 e il mercato era in un discreto aumento, le cose in Auxilia andavano davvero molto bene. Il 2013 invece fu un anno molto duro che insieme alla flessione di mercato, insieme probabilmente anche a qualche incomprensione, no, nel modo di collaborare con il socio, con la proprietà, con FIAIP, ci portò ad una flessione. Poi arriviamo al congresso di Genova. Congresso di Genova, subito dopo change management, cambio proprio della filosofia di approccio al mercato, cambio di filosofia dell'approccio al rapporto con il socio unico, con la proprietà, con FIAIP, e quindi oggi vediamo una società strutturata, ben definita, e con orgoglio possiamo dire che ormai da 3 anni il fatturato è in crescita, gli utili sono in crescita, anzi, negli ultimi 3 esercizi il fatturato è triplicato. Auxilia è una grande realtà, ha un importante futuro. Ha un importante futuro proprio perché FIAIP, che è la proprietà, può dargli la linfa vitale per correre ancora di più, per diventare ancora più grande. E noi siamo determinati a far sì che Auxilia cresca nei confini nazionali. E poi, siccome la nuova direttiva europea, il decreto legislativo 72, ci dice che possiamo lavorare anche all'estero, magari con l'aiuto del vicepresidente De Demo, perché no pensare anche a valicare i confini nazionali.